Daniele Sciaudone, raccontaci l'emozione del gol. Niente, è stato bellissimo, indescrivibile. Come ho tirato la palla, ho visto che girava e andava alle spalle del portiere. La rete si muoveva, ero super contento. Un gol che ho cercato, che ho voluto, e sono contento che ha portato i 3 punti alla squadra. Come ti senti fisicamente e quanto magari sei lontano dalla condizione massima? No, mi sento molto bene, e credo che sia solo un fatto di continuità di allenamenti, a capire quello che appunto vuole il mister e il preparatore e continuare a giocare le partite, quello che dà la condizione più ottimale. Cosa ti lascia questa partita, sia come emozioni, sia come diciamo, indicazioni per il proseguimento del campionato? Niente, è stato bellissimo, oggi un pieno di emozioni, vincere qui era comunque importante, dare un segnale importante al campionato, a noi stessi, e quindi credo che vincere contro questa squadra non era facile, ma l'abbiamo fatto bene. Allora, quanto è difficile adattarsi alla Serie C e adattare anche il modo di giocare ai momenti in cui bisogna magari fare la lotta, insomma, sono partite più dure, momenti in cui invece bisogna gestire il vantaggio, momenti in cui bisogna attaccare, cercare di andare a fare gol? Sì, credo che bisogna essere un po' giocatore in due modi, dare la propria esperienza, la propria qualità quando si è in fase di palleggio oppure in un momento di difficoltà della squadra, oppure dare quel qualcosa in più nelle giocate. Comunque sicuramente è differente rispetto a un campionato dove si è magari più tecnici, qui su cambi un po' più brutti, si lotta un po' di più, però bisogna andare a questo livello e combattere ogni partita.